Bentornati qua su FC24 con la carriera allenatore con il Verdon Sport. Allora, mi avete consigliato nei commenti due giocatori. Ok, due giocatori intriganti. C'è questo Sanchez che può fare anche il COC. Il ragazzo mi ha scritto Antonio Sanchez, ma penso che si sia sbagliato perché è di svizzero. Che può fare il COC, ho trovato solamente questo. Un altro giocatore che vi ha consigliato è questo Filip Stojkovic, sempre svizzero, attaccante, e li stiamo seguendo entrambi. Quindi capiremo col tempo se saranno utili alla causa oppure no. E intanto io partirei con il Servette. Siamo in casa, ok. Dopo la prima partita abbiamo giocato bene, secondo me. È ora di fare un passo in avanti, nel senso, vincerne una, quantomeno. Io metterei comunque Silva, ok. Lusuena che ha giocato bene la scorsa partita. Lungoi va bene. Va tutto bene, direi che la squadra è abbastanza messa bene, scusate. L'unica cosa, Brezza non lo porterei, porterei Beyer che ha ben figurato, porterei ma, non Malula ma qualcun altro tipo Klepak e basta. Direi che va bene così. Quindi siamo contro il Servette, partita fondamentale ovviamente per il Molto sentita nostro percorso dall'Ungheria, in amico. campionato, Ulteriormente veramente scaldati dalle dichiarazioni degli stra-stra-fondamentale. allenatori. Gran clima. Ma io voglio Nove essere iniziano fiducioso, naturalmente voglio a essere cominciare dal loro fiducioso. gioco per questo match. Loro in Sono tutti classifica entusiasmati hanno un dalle reali punto, pronti a tenervi compagnia anche quindi oggi. Si hanno gioca iniziato con un per la pareggio. Credit Suisse Super League, incontro Ok, vabbè importante che per siamo due posizioni solamente in classifica. all'inizio, quindi la Affronteranno classifica è Verona e veramente Monza una negli roba, appuntamenti. Speriamo di direi, non inutile da rivederli. guardare al Dopo la momento. prima uscita, squadra di casa al lavoro per Lungoi, migliorare il calma, profilo. calma, calma. Mario Lomano Guardalo. sapeva che non sarebbe stato Bellissima la l'avversario palla migliore. per Però cambia Kevin la propria Carlos che va posizione. in fondo, Lungoi tenta il tocca cross, ma la palla palla, viene però non toccata, riescono più a spizzata. trovare la giusta intesa tra i E va a reparti. finire che calcio d'angolo. Devono cercare di sfruttarle Calcio queste d'angolo, opportunità di Tazar. Rebier. Lo sanno anche i tifosi, ma provano a Lungoi. colpire. Lungoi rischia di fare il gol. Pallone allontanato. Nostra, vero? Nostra. Però Legge bene la traiettoria qui. se mi fai stare in messa laterale, Queste sono le scelte del mi tecnico in viene campo, tanta, tanta Ibrahimovic. tristezza, onestamente. Ecco Tantissima, l'11 di bravissimo, partenza Valenzuela. messo in campo dal Tazar, tecnico degli azzurri. Lusif. Ancora Tazar, per Silva. Lungoi, buonissima per Kevin Carlos. Kevin Carlos ci prova. Silva ci riprova. Dopo una Niente. respinta, pericolo Qui in Kevin radice. Carlos si è magnato un gol clamoroso. Onestamente parlando, attenzione. No, 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 no. Gol, qui può arrivare il rovescio No, verso non di ci lui. credo. L'arbitro mette Ma mano al tastiere sul come? rosso e ci sta questa Ma decisione del come? Rebier. Infatti non mi pare ci siano proteste. Il tecnico se la prende più che altro. Cioè, si parte subito alla grande proprio. E niente, allora. Che faccio? Facciamo così un secondo e ci buttiamo del Fabbro. E Kevin Carlos lo mettiamo punta da solo e Gunnarsson non ci serve ovviamente perché è fuori. Benissimo, partenza Al shock. giorno dopo Siamo subito in partita 10. Diciamo per essersi fatta buttare in quel che modo. potevamo partire Ma entrerà decisamente in campo meglio. spacchino. Decisamente. Ma non ci arrendiamo. Tazer per Kevin Carlos. Bravo Kevin Carlos, però non C'è riesce Silva a. allora. Non riesce. Bravo Silva. Buon recupero palla. Lungoi. Kevin Carlos. Guarda. Buona. Lusif. Tazar. Tazar. Attenzione perché questa Tazar. può essere la palla che va vale in No. vantaggio. No. Ha provato il numero Mannaggia, 0 non è dietro da estremo. possibile. Si vedeva che era già pronto a esultare, ma dovrà Ma riprovarci, di quanto è Pier. uscita? Di pochissimo tipo, vabbè. Comunque non stiamo giocando male, pure in 10. Sembra che possiamo tenere la pressione alta, il che è interessante. Comunque con l'espulsione, mannaggia che sfortuna. Vabbè che era ultimo uomo, ci sta, ci sta. Diciamo che qui è stata un po' colpa mia, un po' di ingenuità, un po' di. Cioè in realtà pensavo di Aumenta la pressione, prenderla, si ero.
sicuro di poterla prendere, invece a quanto pare non. A quanto pare no. Bravo Martin, bravo Martin, bravo Martin, ottimo intervento. Palla in area di rigore. Bravo Lungoi. Lucif. Non c'è nessuno, raga, porca miseria, ho sbagliato. Dovevo spattarla, dovevo spazzarla. Fortuna che Martin fa un intervento miracoloso e la mette in calcio d'angolo. Però stiamo un po' soffrendo forse questa inferiorità numerica, onestamente. Ma ci sta, non è che... Me l'aspettavo, me l'aspettavo. Bravo Silva. Lungoi. Con calma. C'è la possibilità della ripartenza. No, no. Era per Kevin Carlos questa palla. Assolutamente sì. Non era per quell'altro. Non era per lui. Vabbè. Ciao, perché per come si è messa un pareggio non sarebbe bruttissimo. Però servirebbe poco in termini di classifica un pareggio. Preferirei ovviamente una vittoria, ma vabbè. Sarà complessa la vittoria oggi. Bravo Del Fabbro, ottimo intervento. Calma, calma. C'è un minuto ancora. Ultima azione? No, mannaggia. O sarebbe... grazie, grazie per il fischio, perché... cioè, sarebbe finito il primo tempo da un po'. Niente, squadra che non sta giocando male, però pesa tantissimo quell'espulsione. Pesa veramente troppo e potrebbe essere un problema a lungo andare, ma vabbè. Ormai è successo, dobbiamo combattere per ottenere un buon risultato. Valenzuela, bravissimo per Lungoi. Ottimo pallone. Guarda Kevin Carlos. No, Kevin Carlos si mangia un gol già, non dico già fatto, però... però spesso di vedere qualcosa di simile. Che tuffo incredibile. Bravissimo Tazar. Lusuena. Kevin Carlos ci prova. Ma tiraccio, tiraccio di Kevin Carlos. Ma che sono ste rimesse dal fondo? Fanno davvero cagare. Vado Lungoi. Silva. Ma no. Secondo me il portiere del Servette si è giocato la vittoria della nostra squadra, del Verdon Sport. Fa dei rinvii veramente, boh, non li sto capendo. Solo che farà i tiri facili perché non vuole essere sgamato, giustamente. Mamma mia. Allora, facciamo qualche cambio. Guet. Klepak. Beyer, che sta giocando bene ultimamente quando ho chiamato in causa. E basta. Va bene così. Va bene così, ragazzi. Troppo attaccanti dentro non ne ho in panchina. Cioè, ce n'ho uno, ma non è che mi fa impazzire. Male che vada, lo metterò verso la fine proprio del secondo tempo. Della partita, poi. Buonissimo, buonissimo tutto. Klepak. Un po' lento. Si è mosso benissimo, però. Valenzuela. Però se gli ha ripassi, Valenzuela. Dai, che esce. Bravi, dai. Dai, dai, stiamo tenendo comunque lo 0-0, Klepak. Guet. Ci prova. No. Non è proprio il tiro che mi aspettavo. Ho provato la giocata, ma... discretamente precisa. Stavolta fa un buon rinvio il portiere per una volta. Stavolta l'ha fatto bene. Bravo Klepak. Vai, 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 vai. Perché ti sei fermato? Perché? Mannaggia, ti sei fermato. Tijani, però, gliela ripassa. Gliela ripassa. Ancora un quarto d'ora. No. Mannaggia, oh. No, Stevanovic. Sulla fascia. Calma. Bravissimi. Beyer. La ripartenza. Kevin Carlos. Butta la palla. Klepak. Bravissimi, ragazzi. Gestiamola bene. Guarda Kevin. Ragazzi. Buona la distensione. Lucif. Di importanza clamorosa. Ma no, ma non lì.
Ma perché sto passaggio? Perché? Cosa c'entra? Grazie. Beyer. Risultato di parità. Le due Kevin squadre hanno Carlos ci molto da fare in prova. questa partita. Potrebbe Guardalo. spingere la loro squadra verso il Ma successo. no. Potrebbero farla proprio loro la differenza. Calma, Guet. Vedremo quale delle due risulterà più Lussuena. decisiva da qui alla fine. No! Perché lì? Perché lì? Cravatti ancora per un Era minuto. libero. Ma Parità era libero dunque. in mezzo Cravatti infiltra, all'aria. Ma resta in palio. che passaggio Lontano dal è? pezzo di risultare per un Beh, io ho fatto parapiede. infiltrante e l'ho anche Però questa palla indirizzata, eh. pulce, perché è Vabbè, ottenuta. non era quello che volevo. Non era quello che volevo il passaggio. L'ha completamente ciccato malamente proprio. Vabbè, Grazie per il coach tecnici e comunque, senza consigli tecnici. allora, in realtà un pareggio in 10 è un buon risultato. Non è male, non è, poteva andare assolutamente peggio per come si era messa. Quindi non vorrei troppo soffermarmi sulla possibilità di poterla portare a casa perché onestamente era complessa. Era molto complessa. Allora, vabbè. De Fabbro ha raggiunto i livelli. 64? È il livello massimo? Mamma mia. Purtroppo penso di sì. Purtroppo penso di sì. Giocatore squalificato. Breza, mi dispiace. Ma Martin, non posso cavarlo. Sta giocando veramente bene. Ho anche oggi rete inviolata. Reso conto su Pickler. Attaccante austriaco, però 26enne. No, 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 no. 26enne non può crescere tanto, ecco, mettiamola così. Aggiornamento mensile dell'osservatore. Baumgartner. No. Zimmermann. Ecco, Zimmermann mi ispira. Simon Rossi. Schneider. Ammazza, oh. Il buon Schneider, fa vedere un secondo com'è. È un 49. Ehi, ehi. Un po' poco. Allora, io farei così. Lo muovo in prima squadra, è troppo giovane. Però Zimmermann lo promuoverei. Perché volevo vedere se c'era la possibilità che lui diventasse qualcos'altro. Perché? Ha buon dribbling. Per me è più un COC, un esterno questo, eh. COC 4 settimane. Attaccante. Per me è un COC. Per me è un COC. Mentre, vediamo l'altro Zimmerman, dove sta? Allora, centrale più uno. Terzino no. Proprio un centrale. Proprio un centrale. E vabbè, è un centrale, ok. Allora, quindi andiamo a fargli il programma di crescita migliore per farlo crescere. Un 56. Onestamente, si potrebbe pensare di mandare in prestito per un annetto, per 6 mesi, quello che è. Quindi, vediamo un attimo se ci arrivano delle offerte. Stojkovic è un 68. Lo terremo in considerazione. Per il prossimo mercato, perché penso che ormai sia finito, vero? Ma vediamo un secondo, siamo ad agosto. No, non è finito manco per niente. Siamo ad agosto. Ci sarebbe anche margine, o meglio, in Svizzera il mercato, quando è che finisce? Mercato aperto, ok. Finisce il 31 agosto come in Italia. Va bene, e quanto abbiamo di budget noi? Dove lo vedo, scusatemi, eh. Dov'è? Finanze. Abbiamo 197.000 euro. E io credo che purtroppo per Stojkovic non si possa fare perché costa 2 milioni e 7 e non possiamo permettercelo al momento, chiaramente. Cos'è che ha fatto Prieto? Ah no, perché deve. Ma Prieto quando è che fa il passaggio di ruolo? Scusatemi, eh. È lì da tipo da 2 mesi. Vabbè, quando vuole, io starei aspettando. Oh, allora, l'ABO? No. No. Ah, è Bonaldin Sanchez, era già lì nella lista per farsi vedere. Offerta per Alan Rodriguez. Ma no, ma no. Ma assolutamente no al momento.
Niente, Prieto non vuole. Non ne ha voglia, Prieto, non ne ha voglia. Preparatori, posso prendere qualcos'altro? Cioè, ho margine? No. Non c'ho ancora margine. Purtroppo. Allora, partita. Siamo contro il Winter Tour. Winter Tour, o come si chiama? Sono a un punto come noi, quindi sarebbe importante fare la partita e portarsela a casa. A me Silva piace troppo. Lussuena oggi un turno di stop, di riposo. Oggi mi porto. Vabbè, Gunnarsson non può giocare, del Fabbro. Quindi mi entra Prieto che me lo porto. E mi entra Klepak. Beye. E basta, direi che Pion, che è un po' che non gioca, mi dispiace. Vorrei vederlo giocare perché voglio vederlo crescere, perché sarà è un giocatore che mi piace tantissimo. Cioè, così proprio a impatto, Controllo, quindi ostacolo da voglio capo farlo campo, crescere, voglio farlo obiettivo di migliorare Scholes, e da voglio crescere portarlo in ad questa alti Bundesliga di livelli. giro con milioni di potenziali Ok. spettatori. E del resto, Ok, oggi siamo contro ci vanno a questi. sentire i tifosi. C'è anche la Raga, partita, speriamo pronterà chi si bene. sta Magari riscaldando. oggi Ancora vorrei un attimo finire di in 11, pazienza se e di possibile. spalle. Con me l'Elia Potrei Dan, ringraziare pronto per sempre a molto. raccontarvi l'emozione di questa sfida. Appuntamento con la Credit Suisse Super Bravissimo, Victor. Silva. Passato a Ricky. vuoto, mettersi in luce diversi Be talenti bella la palla interessati. per Ti Maius. aspetto un'occasione importante. Maius Si ci prova. salva la Calcio deviazione. d'angolo, subito. Molto pericoloso. Palla verso il centro Buona, buona, dell'area. Tazar. Traversa. No, no. Traversa. Palla ancora in Del gioco. Fabbro. Cos'è sta roba? Cos'è Grande sto recupero passaggio? difensivo. Mannaggia. Situazione Bravo complicata. Lucif però. Non sono stati assistiti dalla buona sorte nella Tazar. conclusione di Tazar. Pogba. Portiere non ci Tenta il sarebbe mai cross arrivato. benissimo. L'igualo ha negato loro il Ma minimo va. vantaggio. Non è Ancora palo. possibile. Non è possibile, raga. Ma che cazzo. No, perché ha tirato? Io Questo è volevo fare il segno di contrasto. rabbia. Vabbè. Winter Comunque. No, due traverse in 11 minuti. Ma è una roba incredibile. ospiti che si schierano in campo dal primo minuto Però con siamo Cancelo. carichi, eh. Però siamo carichi. Bravissimo. Prosegue nella sua avanzata. Lucif. Silva. Calma. Silva. Tazar. Ha un'occhiata in aerea Però mentre in troppo sul mezzo. portiere. Comoda qui l'uscita del Onestamente. portiere su questo lancio. Poteva essere gestita un pochino meglio questa palla. Ma sti lanci veramente inguardabili. Che Usa bene il a noi corpo va qui dal benissimo, difensore per carità. polivalente. Però, non capisco che cavolo di lanci siano. Bravissimo. Ricky. Lucif. Silva. Ngoi. Si abbassano, Kevin consegnano il pallino del Carlos. gioco agli avversari. Vedremo se sarà Però la mossa fatti vedere. giusta. Kevin Carlos. È in ottima No, posizione. Maius. Ha provato il gol Di dell'1-0, ma il pochissimo. pallone non è entrato. Si vedeva che Di era pochissimo, sconfitto. veramente. Doveva Maius, veramente provarci. era lì. Era lì. Era pronto a buttarla dentro. E sbagliano? Mannaggia. No, l'avevo capita. Non so perché ci ha messo così tanto a cambiare traiettoria il mio giocatore. Che l'avevo pure capita sta cosa. Bravo del Fabbro, però non è Palla, vediamo abbastanza. La cosa fa. palla comunque rimane lì. Calma. No, liscio. Bravissimo, Tigliani. Winter Tazar. Ma palla e la fa sua porca in miseria, non aggiunta. ci credo. Era una ripartenza veramente comoda, comoda. No. Diaby. Giocano col fuoco questi, eh. Giocano col fuoco. Prosegue l'avanzata. No, ma cos'è? Raga, raga. La mette in area. Mamma mia, fortuna che il Il lancio. tiro è troppo alto, è troppo lungo. Ma cosa fa? No. Arnold. No. Era fallo, ma può essere la chance della Mannaggia, Danimarca. palo anche per loro. Che trova il palo. Oggi è Palla in la salvo. giocata delle legni praticamente. Tutti beccano traverse, Il pali. Una duplice roba fischio dell'arbitro quasi non ci consente. imbarazzante. Ma va bene lo stesso, noi. L'importante è che non ci facciamo gol.
Comincia la seconda. Un gol vorrei farlo io, Oggi ancora siamo a secco. Bravo Lungoi. Del Fabbro. Bravissimo Del Fabbro. Come è passata sta palla? Ha fatto velo di proposito o è il liscio clamoroso? Che non ho capito. Ricky, guardalo benissimo. Ma no. Rinvia su questo cross. Bravo Del Fabbro. Ma porca, che passaggio. Annuncio in casa Tottenham da oggi a tutti gli effetti un nuovo giocatore degli Spurs. Che brutto passaggio. È sicuramente un giocatore che può dare molto a questa squadra, Pier. Parlo sia a livello d'entusiasmo che con le sue prestazioni in campo, No. Del Fabbro disturba. Complicata qui. Bravissima palla per Kevin Carlos. Possibilità per la ripartenza. Kevin Carlos per Ricky. No! La palla non è passata. Non ci credo. Di pochissimo. Zuffi. Bravo Silva. Bravissimi. Ricky! No! Cosa cavolo ha preso questo? Non ci riusciamo a segnare, incredibile. È incredibile. Beyer. Mamma mia. Che partita. Guet. Prieto. Per Kevin Carlos. Klepak. No, Alves oggi sta giocando benissimo, non posso cavarlo. Avevo la tentazione, però no. No, facciamo le cose seriamente. Proviamoci quantomeno. Calcio d'angolo. Maius! Dov'è saltato? Che con quale forza ha fatto questo gol? Con quale forza? Con quale cattiveria, Maius? Meraviglioso. Meraviglioso, veramente. Che gol. Porca miseria, che cosa ha fatto? Non ha davvero potuto nulla su questa girata di testa. Ammazza. Poi bellissimo come è saltato, tipo a gambe aperte, cioè. No, vabbè. Spettacolo. Spettacolo Maius. Siamo avanti, raga. Il Verdon Sport è avanti. Sarebbe una vittoria clamorosa, straimportante, cioè clamorosa. Più che altro straimportante, ecco. Adesso non so quanto sia forte questo Winterthurn, perché non ne ho idea, però comunque sarebbero sempre tre punti, cioè a fine dei conti importante è quello, non contro chi. Bravo Klepak. Prieto. Ma Prieto però, mannaggia tutto. Attenzione al movimento dei compagni. No. Hanno il pallone. No, vabbè. Non ci credo. E adesso è tutto in parità. Martin che non può far niente. La palla passa. Non si sa come. Rivediamo il gol da De Fabbro aveva pure presa. Difesa che non c'è. Cioè difesa che Era apertissima. Oh ma questi tre punti sono una maledizione, raga. Cioè non riusciamo a farli ad arrivare. Una roba. Ricky Maius, guardalo. Sei fresco, Beyer. Sei fresco. No. Passò il pallone, spazza via. Però, raga. Oh. Ma che è questo? Possono ripartire in contropiede. No. Partono in contropiede, c'è spazio. No. Bravo, Lucif. Salva il risultato con questa super. Cos'è sta roba? Guet. Maius. Guardalo. No, dove vai? Adusif. Ma cosa? Non si sono capiti. Anche se era molto facile da capirli, onestamente. Però vabbè, non si sono capiti. Bravo Tigliani, senza volere a momenti. Pareggio. Altro pareggio. Oggi c'è la parigite cronica. Una roba, non riusciamo a portare a casa tre punti, manco giocando benissimo, cioè sembra quasi che sia accaduta una certa cosa, che non riusciamo a vincere. Ma non ha debuttato, ha già giocato Prieto, no? Gunnarsson, vabbè, difensore, non è che potesse fare più di tanto oggi, dai, onestamente. Peccato, veramente un gran peccato questo pareggio.
Ma Prieto, quando si decide? Allora, Eric, no. Non mi piace Eric. Sciuto Macino, questo è un bel nome. E Ivan Trajin, un nome complesso, per fortuna manco è forte, quindi, perché se era forte era un casino da pronunciare quello nel caso l'avessimo comprato. Offerta per Soutier, no, al momento no. È il mio rincalzo, anche... No, 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 che è successo? Beyer, possibile cambio ruolo. Può diventare un attaccante. 67, Beyer. 67. E infatti è cresciuto, ha avuto un plus. Molto bene, veramente. Molto bene. Offerta per Leonardo Zimmerman. Sì, però prezzo secco breve. Altra offerta per Soutier che stanno veramente insistendo. Offerta, eh sì, offerta. Possibile cambio di ruolo per Prieto, finalmente ce l'ha fatta. COC 53, raga. 53 inizia a essere intrigante, Prieto. Inizia a essere veramente intrigante. Quel 53 che mi ispira. Resoconto su Sar. Questo è forte, oh. Questo è forte, è vero. Brumado. No. No. Offerta, oh, offerta per Prieto, però magari facciamo una cosa. Tra l'altro, offerta dai... No, aspettate, dai Blasters. Squadra, da Kerala Blasters, squadra indiana. Qua il multiverso del nostro Tiagi si sta fondendo con il Verdon Sport. Meraviglioso. Veramente meraviglioso. Alvin Sanchez, questo è forte. Però il problema sono sempre i soldi, ragazzi, e quello è il nostro problema. Offerta ancora per Pireto che sta attirando tante... Perché 2 anni? Sta attirando un sacco di attenzioni, sto ragazzo. Veramente tante attenzioni. Vediamo se si concretizza. Resoconto su Gamvula. Bedia. Mamma. Non è che ci sia tutto questo granché. In realtà, offerta per l'Epogam, no. No, non si. Dovrebbe essere il capitano, ricordo male. Rodriguez, no? Dico nella realtà, ovviamente. Dico nella realtà. Partita col Lucerna, che sta sesto in classifica. 4 punti. Noi stiamo undicesimi, se non sbaglio, 2 punti. Però. Con una vittoria si potrebbe scavalcare. E oggi Kevin Carlos lascia lo spazio a Beyer, che lo proviamo lì, che finalmente è cresciuto. Alves confermato. Lungoi confermato. Silva confermato. Gunnarsson, sì. Ci portiamo Kevin Carlos. Ci portiamo Klepak. Ci portiamo Lusuena. E basta, direi che Maurin no. Piuttosto mi porto qualcun altro, tipo Rodriguez. E va bene così. E va bene così. Allora, partita questa veramente è fondamentale perché, cioè, è ora di prendere i nostri primi 3 punti. Sarebbe terapeutico anche per me perché veramente ne ho un bisogno estremo. Perché in realtà abbiamo giocato bene fino adesso, abbiamo meritato di vincerne a meno una, quantomeno, ma non riusciamo a farne a casa una. È una roba incredibile. Addirittura un abbraccio e un saluto ad Ani in versione Papa Francesco. Praticamente. Ai nostri fedeli, un abbraccio e un bacio. Vabbè. Lungoi, ripartiamo, Beyer. Questo è lo schieramento iniziale dei padroni di casa. Maius, però sbaglia tutto Maius. Mannaggia. Calma. No. Si butta in Calma. avanti.
Mi sa che il Lucerna è forte. Se la cavano, possono tirare un sospiro di sollievo. Gioca molto aggressivo. Ricky, l'hai visto. L'hai visto. Lucif, sei troppo allungata, porca miseria. Era buonissimo tutto. Era buonissimo tutto. Non è possibile. Non è veramente possibile. È dura, è dura, è dura. Bravissimo, Tigliani. Che cavolo, però. Attenzione, errore grave. Silva. No, ma cosa? Ma dove? Ma perché? Non c'era mai. La mette in area. Beyer, bravissimo. Buon stacco. Maius. Ottimo il pressing qui. Recupera un gran pallone nella metà campo avversaria. Bravo Lucif. Ma non riusciamo veramente a uscire dall'area. Una roba incredibile. Occhio al traversone. No, ma no, ma 1-0, ha battuto il portiere. Che gol è? Ma che gol è, raga? Cioè, veramente. È partito da questo cross. Davvero, cioè, qui il difensore che non salta, il portiere che si butta mezz'ora prima. Vabbè, gran peccato, Stavano dominando, questo è vero. Eravamo un po' in difficoltà. Però. Ma non sono forti questi, oh. Ma porca miseria, che passaggio del Menga. Bravo Gunnarsson. Ngoi. Beyer. Silva, ma... Silva. Cos'era? Ha spazio per andare. Qualcuno aiuti Silva. È in crisi, palese. Partiamo. Ma quando sono aggressivi questi, non riusciamo veramente a fare un controllo di palla. Quasi imbarazzante. Beyer. A Beyer, però. Vabbè che oggi, oh, nessuno sta giocando bene, eh. In realtà. Quindi è anche un po' complesso. C'è spazio davanti a sé. Ha fermato il giocatore che si era involato nell'uno contro sono uno. Forti veri. Sono forti veri questi. Corner in area. Se li ha ripassi però. Respinge no, quindi. No, ma cosa? Ma cosa? Ha preso la palla, deviata, l'abbiamo pure vista. Scusatemi, Non è stato di questo avviso. Credo che alla fine abbia preso un secondo. Può essere che ci sia un qualcosa, però. Lui tira. Ok. Ah, perché interviene in ritardo, sì. Diciamo che gli ha dato un bel calcio, dai. La decisione giusta, fischiando solo il rigore. La munizione secondo me sarebbe stata. Bravissimo Martin! Che si butta con lo slow motion, non so perché, ma va bene lo stesso. Bravissimo Martin. Beyer. Ripartenza. Beyer, ancora lui, un po' lento però Beyer. Più soluzioni. Cerca di bucare per il no. Nulla di fatto qui. Bravo Martin, che parata. Sei riscattato da quell'errore sul colpo di testa di prima. Si chiude qui la prima parte. Allora, ragazzi, io Beyer oggi non lo vedo bene. Dispiace, ma Beyer. Kevin Carlos, Klepak. Ci vuole un po' di qualcosa in più. Lusuena. Guet. Basta. Cambiamo un po' la squadra perché non sta girando benissimo. Primo pallone della ripresa. Kevin Carlos lo vedo più veloce e oggi mi serve uno più veloce. Quindi penso che sia il cambio più giusto che potevo fare. Che potessi fare. Però. Dai. Sul pallone e glielo porta via. Buona la palla. Rodriguez. Lucif. Ma non così. Ma non. Ma porca. Recuperano bene palla. Non riusciamo neanche a fare le cose semplici. Bravo Valenzuela. No. C'è spazio per andare. Ma chi lo marca, raga? Ma chi lo marca? Non riuscivo a prendere il segnalino per marcarlo. Per andarci incontro. Non riuscivo proprio. Perché ci ho provato, ci ho pensato, ma non ce l'ho fatta. Era solo, solissimo. Ah, male oggi. Oggi veramente male oggi. Non riusciamo veramente a far nulla. Non so cosa sia successo. Ma mi sembra ingiocabile in questa partita.
squadra, mi sembra veramente ingiocabile. Prosegue nella sua avanzata. No. Può calciare in porta da lì. Mamma mia. E c'è la rete. E c'è la doppietta. Mamma mia. Lui. Difesa. Difesa. Oggi difesa. La prossima Del Fabbro torna a titolare, eh. Von Gunnarsson, ma mi sa che qua Del Fabbro mi sa che giocherà titolare. Valenzuela. Può contare sull'aiuto dei compagni. Klepak, buona la palla. Indietro verso il compagno. Buona possibilità. Ma porca miseria, ragazzi, ma com'è? Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Klepak. Occhio al corner. Kevin Carlos, no vabbè. No vabbè. Pallone che è ancora in gioco. Non è possibile, ragazzi. Klepak, bravissimo. La mette in Kevin area. Carlos di testa. No, ma cosa ha preso? Ma cosa ha preso? Non riusciamo a segnare. Comunque di testa siamo molto forti. Questo sì, è oggettivo. Le prendiamo quasi tutte. Recupera un pallone pericoloso qui. Conclusione respinta, se la cavano qui. Cerchiamo di perdere con onore. Quantomeno. Un golettino. Occhio al traversone. Klepak. Era buonissimo lo stop. La prossima gioca Klepak, eh. Lo vedo più carico. Benissimo. Kevin Carlos ci mette mezz'ora. Mannaggia, ci ha messo mezz'ora a stoppa sto pallone. Termina con gli ospiti nettamente in ritardo. Squadra mai in partita, Pier. No. Occhio, Pier, un'occasione grande questa. Che brutta partita, raga. Lo suena. Mamma mia. Si mette sulla Mamma mia. Incubi oggi, veramente incubi. Profondo rosso. Se la cavano, possono tirare un sospiro di sollievo. Non c'è più tempo. Peccato. Veramente un gran peccato. Però Lucerna è oggettivamente più forte, dai. Abbiamo visto che è oggettivamente molto, molto più forte di noi. Molto più in palla e niente. Ci abbiamo provato. Cosa non ha funzionato? La difesa soprattutto e anche l'attacco nel primo tempo. Nel secondo tempo, a parte la difesa, abbiamo giocato meglio in fase offensiva. Perché potevamo fare anche tipo 2 gol, quindi devo dire che non abbiamo giocato male. Però in difesa, raga, cioè difesa oggi horror, cioè inguardabile. Allora, possibile cambio di ruolo per Liziero. Vediamo se riusciamo a farlo migliorare. 69, no, purtroppo sembrerebbe che, però forse sarebbe il miglior CDC che abbiamo come overall. Castanaras, ma non è che mi faccia proprio impazzire Castanaras, non mi sembra sto. Oh, accordo, accettiamo. Invece Rodriguez? No, rifiuta. Ma Zimmermann perché un anno? Ho offerto 6 mesi io. Ho offerto un anno. Mi sa che ho offerto un anno. Porca miseria. Mi sa che ho offerto un anno per sbaglio. Vabbè, un anno. Prieto, ma perché un anno? Facciamo una cosa, vado io. 2 anni addirittura. Ma come? Termina. Non accetto. Cioè, io pensavo che, vabbè, niente. 6 mesi non ce lo fanno fare. Non è possibile. 2 anni. Ma non 2 anni. Ma non 2 anni. Ma no. Prestito breve. 1 anno. Vabbè. 1 anno. Va bene. Ok. Pagando 200 euro di stipendio. Dai. Va bene. Ma prende veramente poco. Non prende niente, 500 euro prende questo ragazzo, cioè. Cosa dobbiamo fare? Irdale, no? Brumado?
Bello il nome Brumado, però cognome poi. No? Oh, Macino. Macino, mi piace. Mettiamo nella lista. Il buon Macino. Potrebbe essere anche un meme, praticamente. Ed è anche, sembra anche interessante, tra le altre cose. Sembra anche interessante. E Zimmerman, tutto così ingobbito, vabbè. Ma perché sta scena è così penosa? Ogni volta al Botociani, penso che vada in Romania, credo. E vabbè, andrà a crescere un po' perché ci vuole. Ci vuole. Non giocherebbe, quindi sarebbe anche inutile. Bene, ragazzi, direi che per oggi è tutto. Se avete altri consigli, mi raccomando, fatemi sapere. Io vi ringrazio molto. In classifica siamo undicesimi, purtroppo penultimi. Però, la squadra c'è. Onestamente la squadra c'è, gioca bene, quindi si può fare qualcosa di importante secondo me. Quindi ragazzi, grazie ancora e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!